Bentornati nella mia stanza e oggi praticamente parlerò, faremo praticamente un get ready with me, però parlato, quindi parlerò di un po' di robe tipo novità e cose varie che stanno accadendo, che dovranno accadere o che voglio che accadano nella mia vita. E quindi niente, cominciamo con un po' di fondotinta che applicherò con questo pennello che è fantastico. Quindi, comunque, vediamo cosa succede nella mia vita. Perché non sto facendo video? Fondamentalmente perché sono una che procrastina all'inverosimile. Quindi dico, sì dai, lo faccio domani. E così, e fu così che passeranno tipo mesi. E quindi niente, sono pigra, molto pigra, anzi che tipo non so come faccio ad andare in palestra, perché non lo so, cioè non, se fosse per me tipo non ci andrei mai più, è che ci vado con le mie amiche, quindi almeno mi diverto, parliamo di cose mentre che moriamo, perché è devastante, però vabbè. Almeno faccio qualcosa e mi muovo e non sto davanti al PC tutto il giorno. Poi vediamo cosa è successo di bello. Niente di particolare. Quest'anno purtroppo mi perderò il Giocomics, che è la fiera che fanno a Cagliari, la fiera del fumetto. Quest'anno hanno anche cambiato locazione. E quindi io me la perdo perché sarò purtroppo, diciamo, in Lussemburgo, sono mia sorella, perché la devo aiutare, perché si deve prendere un cane e quindi le faccio da dog sitter, perché essendo un cucciolo e loro lavorano tutti e due praticamente tutta la mattina, il cane non può stare da solo tutto il giorno e quindi io l'aiuto in questo, quindi ci sarò tipo, in teoria devo starci 2 settimane. Solo che poi dobbiamo salire da lei di nuovo per Natale, quindi non avrebbe avuto senso che io andassi, perché ci devo andare tipo a fine, primi di dicembre, non avrebbe avuto senso salire, poi tipo 2 settimane, tornare per 3 giorni e poi dover risalire. Quindi ci resto fino a dopo Natale, quindi yeah! Forse ci sarà la neve, perché lì comunque fa abbastanza freddo. Comunque nel mentre, questo è il Revlon Color Stay, che sta pure finendo, nel colore pale, light pale. E niente, quindi vado lì a grattarmi e a spupazzarmi il cane, che poi è un a tipo 3 mesi forse, quando andiamo a prenderlo. Ed è uno di quelli French Bulldog, se non sbaglio, quelle specie di cagnetti che ricordano molto Stitch, con le orecchie super a punta. E niente, quindi vado. Applichiamo la cipria, questa è quella di Puro Bio, indissolubile nel colore 01, ovviamente la più chiara, che nonostante tutto è scura, è vagamente scura per me. Comunque vado lì, poi devo vedere, perché stavo ponderando di farmi un corso di make-up a Roma, tipo quando ovviamente inizia l'anno nuovo, quindi vediamo cosa posso fare, perché cioè a star qua a non avere praticamente un futuro, diciamo, perché io sono una di quelle persone a cui piace fare tante cose, ho tanti interessi e tanti hobby, solo che non riesco a sceglierne uno in cui di cui fare la mia vita. Mentre bevo in questo fantastico bicchiere di Zelda, di The Legend of Zelda, con Link da un lato con questa immagine e dall'altro con questa, è fantastico. E comunque quindi spero di poter trovare
scusate mentre faccio casino, di poter trovare qualcosa che possa fare della mia vita una vita un po' meno triste e senza lavoro, fondamentalmente, perché triste non è così triste, dai, ho ancora gli amici. Sì, ho ancora gli amici perché fondamentalmente con il mio ragazzo, se qualcuno interessasse, tipo ci siamo lasciati quest'estate, quindi niente, vago nella zona della single incallita, sono solo 2 mesi, tipo 3, comunque non faccio niente nel mentre, mi annoio, esco con le amiche. Comunque, stavo anche pensando di cambiare un po' i capelli. Non il rosso, perché non so, ormai mi ci sono affezionata, è come se fosse il mio colore naturale, il rosso. E quindi mi piace tantissimo, così come mi piaceva praticamente 4 anni fa, perché io è da 4 anni che faccio il rosso. E quindi stavo pensando di fare qualcosa, siccome ho già fatto tipo le punte più chiare, volevo provare a prima schiarirle un altro po', perché non so, le volevo un po' più chiare, e poi farle viola, un bel viola intenso, forte, che non penso rimarrà molto, però comunque ho usato una matita base, io nel mentre non vi dico manco le cose. Il primer è quello della Urban Decay, quindi aspettate, fatemi pensare a che trucco devo fare. Allora, userò questa palette adesso, che è la I Love Makeup That's by Chocolate. Non è male, e dovrebbe essere tipo la copia, vi sto cercando, la copia della non mi ricordo come si chiama, di quella sempre della Urban Decay Chocolate, la Chocolate Bar, ok, di quella. L'ho trovata su Pink Panda, se non sbaglio. Non è male, in effetti, è abbastanza carina anche questa, circa profumo di cacao. Niente, quindi vediamo. Comunque, a parte i capelli, stavo comunque, dopo questa cosa delle punte, della morte delle punte, perché dopo un'altra decolorazione probabilmente mi chiederanno pietà, perché non è possibile comunque. Lì, dopo il viola, quindi mettiamo tra 6 mesi, probabilmente un po' li taglierò, comunque comincerò ad accorciarli, quindi non so, tutta la parte decolorata, adesso tutto questo, diciamo, 20 centimetri, 15 più o meno, sto pensando di tagliare, perché sono comunque rovinati, cioè io facendo le tinte sempre da 4 anni a questa parte, sono rovinati, quindi vediamo cosa posso fare, perché non è una cosa che posso tenermi sempre. Oddio, ricrescono i capelli, cioè ricresco, però volevo tenerli un po' più sani, e vediamo come va questo mio, perché ci sono queste idee geniali che mi vengono, sono quelle idee che arrivano la notte e che vi dite, ma sì, dai, lo faccio, parti in quarta a pensare di fare una cosa, poi la fai, 20 minuti dopo dici, ma perché l'ho fatto? E quindi, niente. Comunque adesso sto usando dei toni di marrone, tipo questo qua e questo nella che ha dell'occhio. Adesso andrò a intensificare un po' l'angolo esterno con un marrone più scuro, però questo è freddo. E quindi niente, stavo pensando di fare questa cosa molto evviva. Oltretutto, a proposito di modifiche, stavo pensando anche a una mezza idea di farmi
un altro tatuaggio. Perché sono, cioè, boh, sono belli. A parte questo, ne ho visto alcuni davvero carini e ne ho puntato uno da almeno 2-3 anni. Solo che è uno di quei tatuaggi impegnativi, davvero impegnativi, sia per il costo, sia per la grandezza, perché comunque lo volevo fare nella coscia. In alto, però un po' di lato. Ed è grande, è abbastanza grande. Quindi, a parte che farebbe un male cane, io sono sicura che farà un male cane. Sono sicura anche che costerà molto perché è abbastanza grande. Quindi, poi con io e la mia passione per le aghi andiamo proprio alla grande. A braccetto, perché comunque non so se ve l'ho mai detto, se ne ho mai parlato, non so. Quando ho fatto questi di tatuaggi, cioè sono piccoli, sono quanto 5 centimetri di tatuaggio. Io comunque stavo per svenire un bel paio di volte. Il problema è che non è che mi fa male, non è che, cioè sì, ovviamente faceva male, però non così tanto da svenire. Il problema mio è che ho paura del dolore, ho paura che mi faccia male, quindi io svengo a prescindere che mi faccia male o meno. E quindi niente. Quindi probabilmente ci impiegherà il signor tatuatore 800 anni a farmi questo tatuaggio, perché ci sono io che svengo in continuazione. Scusate, ma non riesco a prendere l'altra palettina. Nella rima inferiore uso questo colore che è fantastico. Si chiama Daphne, se non sbaglio. Daphne numero 2. Ed è della Nabla. Molto carino, davvero carinissimo. Dove sei? Ok, non riuscivo a trovare il pennello. E quindi, tipo, 1000 anni mi farà pagare, tipo, non so, 1000 euro. Ma non penso, ma fin quando non avrò una somma, diciamo, da spendere a caso, non penso lo farò. E quindi vediamo poi. E poi stavo pensando comunque di farne qualcheduno altro, piccolino, carino, delicato da qualche altra parte. No, vabbè, oltretutto sono impazzita per quelli che si fanno, diciamo, sotto il seno. Gli underboob, se non sbaglio, sono bellissimi. C'è una ragazza su Instagram che si chiama Rebecca Zombie, se non sbaglio, vi metto magari il nome da qualche parte qua. È bravissima, fa dei tatuaggi fantastici, oltretutto tipo tutti in stile mandala, però ce ne sono alcuni che sono bellissimi, tipo pizzo, ma sembra vero quel pizzo, infatti io sono impazzita per i suoi tatuaggi. Se potessi me ne farei fare uno al volo da lei perché è davvero davvero brava. Non so neanche se è italiana, se è di qua. Mi pare che non abiti qua, però è davvero brava. Ok, nella rima interna metto una matita marrone. E quindi niente, altre cose varie che vorrei fare, ma non fondamentalmente. Voglia e nemmeno soldi per farle, perché ovviamente per fare queste cose servono soldi. E quindi niente, poi stavo pensando di farmi, a proposito, continuando con le cose, però questo forse lo farò a breve, il piercing al naso, proprio piccinino qua di lato, mi pare che si chiami nostril. Non ne ho la minima idea, Sara e i nomi delle cose proprio non vanno d'accordo. Io mi dimentico anche i nomi delle persone 3 secondi prima che dopo che li ho conosciute, quindi fantastico. Giusto prima stavo parlando con una mia amica e gli ho detto una cosa e lei mi fa: eh sì, ma quella persona ce l'aveva già detto il giorno che l'avevamo incontrata, non te lo ricordi? E tipo così, cosa? Ma davvero? Ma sei seria? Ma ce l'ha detto? Probabilmente non stavo ascoltando, o proprio l'ho rimosso dalla vita. Metto l'eyeliner
quindi adesso è un momento di conciliazione cosmica, perché ci vuole mano ferma e concentrazione. Ho fatto l'eyeliner, c'è stato un momento di perdizione perché ci è voluto più del solito. Ovviamente quando io devo riprendere l'eyeliner fa schifo, quindi, cioè, voi mi dite sempre: come sei brava, come hai fatto a fare l'eyeliner così in fretta? Il problema è che poi non vedete il dietro, cioè io faccio l'eyeliner così e poi lo cancello 7 volte nel mentre bestemmio tipo la gente. Ok, mascara, questo è il Better Than Sex. E quindi niente. Penso che comunque il piercing al naso lo farò davvero a breve, tipo se non stasera quando esco. Perché, boh, mi va proprio, mi infoga, come dicono i giovani. Dicendo queste cose dovrei sentirmi anziana. Vabbè, comunque, ieri, visto che non avevo niente da fare, stavo guardando una live di Cybelle, o Cybelle, Martina, praticamente la ragazza di Yotobi per intenderci, e, con un'altra ragazza, a quanto ho capito si chiama Giulia, ma non la conosco neanche su YouTube se c'è. Stavano parlando di tarocchi e cose creepy e mi piacerebbe davvero tanto avvicinarmi a queste cose, tipo tarocchi, le rune, le cose un po' celtiche, norreniche. Sarebbe una figata, cioè, a parte che sono delle cose fantastiche, io non, per intenderci, se riesco a parlare, non mi intendo di queste cose, non credo nei fantasmi, nelle presenze, non credo nell'oltretomba, non credo in niente praticamente, se non in quello che posso toccare con mano. Sono un'atea proprio ferma. Quindi mi ispirava tantissimo però questa cosa. Anche la... mi piacerebbe provare la Ouija, solo che tipo tra i commenti, o Ouija, non so come si pronuncia, comunque nei commenti della live dicevano: no, non provatela! Io, vabbè, ho paura. Io non credendo in questi, nei fantasmi e in queste cose, non sono convinta che comunque non potrebbero anche non succedere niente, perché sono un po' come le così, gli esorcismi. Se uno non crede in Dio, nel demonio, eccetera, ovviamente non puoi essere posseduto da una cosa in cui non credi. Cioè, io posso essere posseduta dallo spirito della pizza, tutto il più. Cioè, parliamone. Niente, ho finito? No, non ho finito, ovviamente. Ho tipo le mie fantastiche sopracciglia. Scusate. uso un colore tipo che sta finendo, il mio colore per le sopracciglia. Un rosso tipo. Comunque, quindi niente. Mi ispiravano, perché poi a casa io ho un mazzo di tarocchi che erano di mia madre. E niente, solo che non ho mai avuto la costanza di, diciamo, di applicarmi e farlo, perché non lo so, fare cose da sola non... cioè, se poi non c'è nessuno che mi insegni a farle, non lo so, non mi porta a farle. Però da quel che mi ricordo c'è una mia amica, quella con cui oltretutto devo uscire stasera, che lei fa i tarocchi, lei fa le carte. Quindi sto pensando tipo di chiederlo a lei se un po' mi insegna, che poi non è che ci vuole tutto questo chissà che, perché in teoria è solo saper, diciamo, analizzare molto le persone anche e capire cosa vogliono sentirsi dire. Perché comunque non è che... cioè, devi solo riuscire a interpretare quello che le carte ti dicono.
alla fine per ogni carta c'è un'interpretazione e non è che puoi andare chissà dove, quindi più o meno siamo lì. E quindi volevo imparare a fare queste cose. Voi cosa dite? Voi ci credete a queste cose? Voi fate queste cose più che altro? Vi ispirano i tarocchi, le rune? A me le rune tantissimo, poi sono proprio belle da guardare. Ne ho visto una confezione su, non mi ricordo quale sito, forse su Amazon o ovunque, quelle in ametista, sono davvero bellissime. Poi l'ametista è una pietra davvero bella, è un cristallo, una pietra, chiamiamola pietra, e niente, quindi vale sopracciglia cattive, che poi una è dritta e una è tipo curva, e io la insulto ogni giorno per questa cosa, perché non deve rimanere così curva, mannaggia lei. E poi è curva perché c'ho qua una cicatrice, quindi non so se si vede, però ho una cicatrice che mi ero fatta da piccola, e quindi per quello penso rimanga così curva. Però vabbè, noi ci proviamo. Comunque, altre novità. Mentre mi metto il blush. Ok, novità. Ah, sono praticamente... Aspettate che c'ho tipo roba che non va bene, che non dovrebbe esserci. Sono praticamente da un paio di mesi, ormai è d'aprile, quindi da qualche mese a questa parte, ho deciso praticamente di cambiare la mia dieta. Da quando avevo 15-16 anni ho sempre voluto diventare vegetariana, perché non mi è mai piaciuto questa cosa di dover mangiare altri animali, perché non mi è mai piaciuta, basta. E quindi fondamentalmente, senza fare troppi giri di parole, sono diventata vegana. Oltretutto vegana perché io sono anche intollerante al lattosio, quindi se fossi diventata semplicemente vegetariana la mia dieta sarebbe consistita in verdure e formaggi, quindi tipo il mio simpaticissimo intestino e cose interne non ne sarebbe stato molto felice. Quindi ho deciso, tolgo tutto per dire, per modo di dire, perché tutto quello che mi fa male e basta, e siamo a posto. Io ho messo un po' di illuminante nel mentre. E quindi niente, però cioè non sono visti molto 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 bene i vegani, però cioè io non, generalmente non scasso l'anima la gente, metto questa specie di tinta che ho ritrovato nel cassetto del dimenticatoio. Posto. Io tipo ho parlato per mezz'ora di cose che non so manco se avevate voglia di sentire. Questi capelli, c'ho un ciuffo qua che non vuole rimanere. Forse non dovevo mettermi il cerchietto. E quindi niente, queste sono le cose che più o meno volevo dirvi. Questo è il mio trucco per uscire stasera a fare strage di cuori, no, sto scherzando. E niente. Ah no, aspettate, c'è il fix sta storia per fissare il make up, che ogni volta è durissimo e io strizzo gli occhi perché ho paura. Ho spruzzato vagamente troppo, adesso sono tipo un bagnaticcio, però dovrebbe asciugarsi in fretta. Bene, questo è tutto, e se avete qualche domanda, oltretutto volevo fare una specie di Ask Sara
Solo che tipo non ho così tanti iscritti, quindi però se volete farmi qualche domanda, ovviamente io sono qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!